Eccola! Bellissimi, prego! Ragazzi, ci facciamo una bella chiacchierata, vogliamo sapere tutto sulla vostra storia d'amore, vogliamo parlare un po' della bellissima carriera di Samantha, ma apriamo con questo omaggio che ti facciamo. Samantha, insieme a tutti i tuoi ballerini di Ballando con le Stelle, guardiamo insieme. Guardiamo. Che ho pensato per te e forse attraverserà l'oceano lontano da noi. This one was dead on fire, see it. This one was dead on fire, see it. Because you know I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass, by the bass. Eccoci qua, Samantha, praticamente tu la danza ce l'hai nel sangue, figlia di insegnanti di danza, hai cominciato a ballare piccolissima. Sì. A che età più o meno? Beh, sono nata proprio, forse ho iniziato a camminare e a ballare contestualmente. Contemporaneamente. Esatto. Però la tua carriera è iniziata negli Stati Uniti, o sbaglio? No, in realtà io già ballavo da prima qua in Italia, poi ad un certo punto, molto giovane, mi sono trasferita negli Stati Uniti. Diciamo una scelta un po' coraggiosa, sì, sia da parte mia che da parte dei miei genitori, perché ora che sono mamma mi rendo conto, insomma, anche da parte loro c'è stata una grande fiducia e insomma un bel po' di coraggio. Ti hanno lasciato andare, ti sei a fatica, ma mi hanno lasciato andare. Una bellissima carriera all'estero e poi sei tornata qui in Italia. Più brava, più bella e più forte di prima, perché queste esperienze lo sappiamo, no? All'estero fanno crescere. Assolutamente, sì. E fortificano. Allora, Ballando con le Stelle, non possiamo non parlare di questo. Sì. Che esperienza è stata nella tua vita? Tanti anni dedicati a questa trasmissione che immagino ti abbiano lasciato tante un grande cose. Segno, davvero. Beh, ci sono veramente cresciuta. Io ero molto 23 anni quando ho iniziato questo percorso ed è stato veramente un evento che ha cambiato la mia vita professionale, personale. Quindi davvero un ricordo molto bello che porto e custodisco nel cuore con grande affetto. Ho conosciuto tantissime persone e ho conosciuto anche la possibilità di cambiare, perché fino ad allora la mia carriera era, diciamo, indirizzata da un certo lato. Da quel momento in poi ho cominciato anche a fare cose diverse. E certo, lo sappiamo, ormai sei diventata, oltre che la bravissima ballerina che conosciamo, anche un'apprezzatissima conduttrice. Ti abbiamo vista in tanti programmi. Però oggi hai portato tuo marito e quindi non possiamo non raccontare questa storia d'amore nata, lo voglio chiedere a lui, su un treno. Nata su un treno, in maniera del tutto casuale, perché io ho vissuto molto all'estero, ho vissuto 15 anni in Inghilterra, poi in Spagna, poi a Dubai. In realtà, mi vuoi dire che non conoscevi Samantha? No, perché non guardavo la televisione in generale, ma non guardavo la televisione italiana, assolutamente. Vivendo a Londra, ero sul treno, ho visto entrare questa bellissima donna e ho sperato per un momento che si sedesse a fianco a me, perché ero seduto in uno di quei posti a quattro col tavolino, ma avevo il mio posto di fronte libero. Quindi è entrata, io ho sperato, ma in realtà lei scelse un altro posto. Però poi con la coda dell'occhio ho visto che il posto non era il suo, il proprietario del posto l'ha fatta alzare, un maschio, e lei è arrivata lì. Quindi proprio il destino. E su Napoli-Roma di 50 minuti ho giocato tutte le carte. Hai giocato tutte le carte, evidentemente le hai giocate bene, perché poi Samantha è stato, diciamo, un colpo di fulmine, esatto. Un amore lampo. 7 mesi ci siamo sposati, quindi penso lui le abbia giocate molto bene queste carte. Non è napoletano, però tu dovresti saperlo. So bene. Voi siete una bella famiglia allargata, sì. Perché tu hai dei figli e anche tu. Sì. Samantha, come conciliate, come organizzate la vostra vita? Beh, ora non è proprio facilissimo, nel senso che siamo abbastanza in giro. Mio figlio ha 20 anni, è grande, fa l'università a Bologna, studia e quindi
ha preso un po' giustamente, no? Vabbè, la sua strada. La sua strada, però siamo molto, molto legati, ovviamente. I suoi ragazzi sono un po' più piccolini, c'è la ragazza di 19 anni, 17, 15. Però devo dire che quando siamo, sì, quando stiamo insieme stiamo molto bene, perché credo che il segreto sia quello di non forzare le cose. Cioè, piano piano poi gli equilibri si trovano con il rispetto. La parola d'ordine credo sia il rispetto. Quando si entra nella vita dei ragazzi che comunque hanno la loro famiglia, hanno certo, equilibri, le loro dinamiche, ecco, bisogna avere rispetto. Senti, Samantha, io credo di farti una cosa gradita facendoti vedere queste immagini. Guardiamole insieme, sì, e poi ne parliamo. Va bene. Fabrizio, mamma e ci emozioniamo tutti rivedendo queste immagini, ripensando a Fabrizio che è stato un tuo ballerino, sì, del quale sicuramente tu serbi un ricordo meraviglioso, come tutti noi che l'abbiamo conosciuto, sì, e sì, con il quale abbiamo lavorato. È stato un grande privilegio per me. Ho iniziato questa avventura di ballando con lui. È stato il tuo primo ballerino? Il mio primo ballerino, e all'epoca non sapevo della grande fortuna, no? Perché poi l'ho conosciuto ed è una persona di una bellezza umana rara, era una persona di bellezza umana rarissima, rara, davvero, e ho avuto una grande fortuna ad incontrarlo e a conoscerlo, perché mi ha dato un grandissimo esempio, ma come uomo, un esempio come uomo. Ed è quello che diciamo sempre tutti, era un grandissimo professionista, un grandissimo uomo di televisione, ma soprattutto un grandissimo uomo. E allora, prima di andare al piano dove Marcello vuole dedicarvi una bella canzone d'amore, qual è il segreto di questa vostra unione? Voi siete andati a vivere a Dubai, vi muovete, viaggiate, vi spostate, ma qual è il segreto? Il quotidiano, la leggerezza del quotidiano. Non bisogna mai prendersi troppo sul serio. E bisogna imparare a essere complici nel quotidiano, ogni ora, ogni minuto, divertirsi. Ovviamente mai dimenticando i sentimenti, i valori, il rispetto e tutto quello che comunque sono le difficoltà del quotidiano nel lavoro di ognuno di noi. Ma la leggerezza... Stiamo vedendo nel frattempo le immagini delle vostre nozze. Ma la leggerezza e il divertimento sono le cose più importanti, secondo me, perché poi la vita è fatta anche di un quotidiano, no? Possiamo parlare di grandi valori, di grandi argomenti, ma poi viviamo il quotidiano, è la cosa più importante. E bisogna divertirsi. Io pensavo due cose che non avrei mai potuto fare. Risposarmi e andare a vivere a Dubai. Beh, la cosa bella della vita che ci fa cambiare, ci porta delle notizie. Allora, andiamo al piano, perché Marcello vuole dedicarvi questa bella canzone. A voi. Mario e Samantha, di qua, venite di qua. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. E
Certamente questi sono i migliori anni della vostra vita. Meravigliosa. Allora, devo dire, una canzone meravigliosa. Scusate, dobbiamo chiudere, io devo prendere un treno Roma-Napoli. No, perché c'è un posto. Ovviamente c'è un posto libero, quindi. Questo è sposato, c'ha quattro figli. No, ma che figli, ma sei pazzo. Così no. Devo partire. Siete stati, siete bellissimi. Veramente. Grazie per essere stati con noi.